È buio quando scappiamo dalla città dove sono nata, nel nord della Siria. Dobbiamo fare in fretta, ma io sono più veloce della paura. E prima di andare via, raccolgo tutti i miei giocattoli. Sono una bambina senza infanzia. Io sono milioni di bambini, vittime innocenti di una guerra che oggi compie 10 anni. Sono qui a chiedervi di non dimenticarci. Non fatemi diventare grande senza essere stata una bambina. Promettetemi di rompere il silenzio intorno a questa guerra. Promettimi che prima di dormire. Il grido di aiuto dei bambini siriani in un monologo interpretato da una giovanissima attrice, la voce e il cuore di Elisa, le note e le parole del brano Promettimi che squarciano il silenzio e sembrano voler strappare una promessa a un'opinione pubblica troppo spesso assente, quella di non dimenticare i bambini della Siria, di non voltarsi dall'altra parte di fronte alle conseguenze della guerra sulla loro vita e sul loro futuro. A 10 anni dall'inizio del devastante conflitto in Siria, l'ambasciatrice di Save the Children tiene alta l'attenzione sulle conseguenze del conflitto. Solo nel 2020 1.454 bambini uccisi o rimasti feriti, più di 2 milioni di minori senza scuola nel paese e oltre 6 milioni a rischio fame, in uno scenario aggravato dalla pandemia. Elisa parla dal palco di un colosseo vuoto a far rimbombare il dramma siriano. Ho scelto di essere ancora una volta accanto a Save the Children perché spero che da questo monumento, simbolo, parta oggi un messaggio universale per scuotere gli animi della gente, chiedendo con forza che la comunità internazionale di tutto il mondo si mobiliti per i bambini siriani, perché loro sono prima e soprattutto bambini.